Il comune di Civitella del Tronto, a seguito della firma del rogito notarile, è entrato in possesso dell'area dove sorgerà Ponzano 2, atto essenziale per poter avviare i lavori di lottizzazione del sito per la ricostruzione della frazione franata a febbraio del 2017. Il prossimo passaggio che il comune dovrà fare sarà quello di procedere al bando per il progetto di urbanizzazione, dunque buone notizie per le famiglie che furono costrette a lasciare le loro abitazioni non più recuperabili perché l'iter verso la ricostruzione di Ponzano è stato finalmente avviato. Questo soprattutto grazie alla firma del commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini del decreto con cui venne preso atto del piano attuativo di delocalizzazione e rilocalizzazione di Ponzano. La costruzione della nuova Ponzano può finalmente partire grazie al lavoro dell'amministrazione comunale di Civitella, del sindaco Di Pietro, ai provvedimenti che abbiamo adottato. Si tratta della prima delocalizzazione per l'intero cratere del centro Italia, ne seguiranno altre, si tratta di scelte molto dolorose, decidere che in un luogo, come è accaduto a Ponzano, non si potrà ricostruire e che per ragioni di sicurezza del territorio, di sicurezza sismica, di assetto corretto idrogeologico, bisogna ricostruire altrove. Ecco, Ponzano è un modello, è un esempio. E io mi auguro che presto i cittadini che erano proprietari di una casa che è danneggiata dal sisma e dalla frana possano ritornare nelle nuove case, nella nuova Ponzano.